L'incontro di oggi, per come così insomma l'abbiamo cercato di capire, di tagliare su quelle che potevano essere anche le vostre esigenze, è un po' anche il tema dell'incontro, che è appunto quello di fare un po' di laboratorio. Abbiamo così pensato di adesso, vabbè, continuare con magari l'evidenza del lavoro che è stato fatto per farvi prendere così insomma coscienza. Del progetto in termini anche un pochettino più tecnici rispetto solo agli obiettivi, quindi scendere sull'infrastruttura, sulle anche le scelte tecniche che sono state fatte, poi provare a ribaltarvi in maniera un pochettino più verticale quelle che sono state le esigenze in termini di analisi dei dati e poi provare a farvi definire una soluzione possibile a voi. Quindi adesso continuiamo un attimo sul discorso della piattaforma per capire un po' com'è, poi proviamo a scendere un pochettino un po' più in dettaglio sui dati e poi dai dati voi fate una vostra ipotesi di database che potrebbe ricomprendere insomma, ecco, le esigenze che aveva appunto il progetto di Rimini in rete e poi però non è che non ci faccia niente, insomma. Dopo riguardiamo invece sulla base del vostro lavoro quello che è stato fatto, magari per avere anche spunti da parte vostra oppure comunque ragionare o discutere su vostre ipotesi, su vostre scelte. In sostanza, insomma, vi serve un foglio di carta e una penna dopo, ecco, insomma, per stringere. Va bene. Allora, come vi ha detto prima la preside, chiaramente il sistema si appoggia poi dopo su un'infrastruttura che permette di raccogliere questi dati in maniera efficiente, perché chiaramente pensate al volume di dati che già da adesso, che sono comunque 3-4 anni, ma poi soprattutto attendere la consistenza che questo database già ha e che comunque continuerà sempre ad avere, incrementarsi, perché chiaramente ogni anno per tutti gli studenti della provincia, poi peraltro il progetto si è anche espanso, per cui si sono inserite nella rete anche scuole di Pesaro, scuole di Forlì, diciamo di Cesena, insomma comunque della provincia di Forlì-Cesena, di Savignano, qua. Quindi chiaramente questo volume di dati già è grosso da adesso, poi chiaramente continuerà ad aumentare. Insomma, e chiaramente non è possibile gestirlo con strumenti non appropriati, ci vogliono strumenti che abbiano le capacità tecniche per supportare i volumi dei dati in maniera appunto efficiente, con delle risposte veloci, prestanti e soprattutto poi comunque anche con delle scelte tecniche, come ha raccontato prima anche la preside, che così insomma possono in un qualche modo permettere di avere anche delle estrazioni, delle restituzioni sui dati coerenti con le esigenze, no? Cioè non è che gli puoi andare una tabella in HTML, cioè ci vogliono degli strumenti che permettano poi a tutti quelli che utilizzano questi dati di avere una buona fruibilità, cioè che riescono a percepire un buon valore aggiunto dal sistema, proprio per poi avere insomma tutte le motivazioni per poter utilizzare. Allora, il database che è stato scelto è un database commerciale che appunto garantisce alcuni vantaggi rispetto agli altri database, quali supporto e quant'altro, ed è SQL Server, il database di Microsoft. Fortunatamente è un database che ha anche delle versioni gratuite, ormai lo fanno quasi tutti i database blasonati, danno delle versioni di produzione sempre di tipo business, quindi con costi di licenze neanche troppo bassi, anzi, di solito voglio dire, affossano l'azienda, però comunque danno, entro un certo perimetro di funzionalità, danno anche delle versioni free, voglio dire, no? Quasi come se fosse per loro una promozione, perché sanno che una volta che uno entra in quel circuito, quando i dati aumenteranno, poi dopo uno può essere costretto o a reingegnerizzare la soluzione, oppure a passare alla versione commerciale, che è appunto la strada che loro sperano, insomma, ecco. Quindi è stato scelto SQL Server di Microsoft che nell'ambito delle statistiche se la gioca con Oracle, che sono i due migliori database al mondo, insomma poi qualche anno va sopra l'uno, qualche anno va sopra l'altro, però insomma sono fra i migliori database che esistano insomma, in ambito commerciale per l'utilizzo. La versione che abbiamo noi installato, come vi dicevo, è la versione Express, quindi la versione gratuita nell'ambito appunto della suite di SQL Server. E che ha dei limiti che comunque ancora per noi erano insomma, gestibili, insomma, al limite di 10 giga di spazio, quindi un database può avere n database come anche n istanze, però il singolo database non può occupare più di 10 giga e per noi ancora, insomma, ancora ci sta, siamo lì, infatti fra un po' forse
dovremo prendere qualche decisione, però ancora ci siamo dentro i 10 giga dal punto di vista della memoria secondaria. Poi invece dal punto di vista della memoria centrale, la versione Express ha un limite nell'ambito delle sue capacità di analisi e di sintesi delle query, che arriva fino a 1 giga di RAM, mentre invece la versione commerciale chiaramente non ha limiti. Sempre dal punto di vista computazionale, la versione Express gestisce una sola CPU, cioè se voi gliene date 16, lui comunque ne usa uno. La versione invece chiaramente non free, lì scalata in base ai prezzi, ha invece la possibilità di usare più CPU. Chiaramente la versione di produzione, quella commerciale, andrebbe sicuramente meglio, però dopo chiaramente costa quattrini, e quindi soprattutto nella fase di inizio, di avvio del progetto, questa è stata una scelta abbastanza scontata, perché all'inizio ancora non si sanno i volumi dei dati, non si riescono a capire soprattutto le tendenze di crescita, quindi quant'è l'occupazione per ogni anno per poter fare delle stime efficienti, è comunque una scelta abbastanza scontata, insomma, ecco. Ultimamente anche Oracle che è l'altro database, insomma, di livello alto, Enterprise, dà sempre delle versioni free, insomma, ecco. Questo per noi sviluppatori è un valore aggiunto, perché ci permette di avere degli strumenti commerciali effettivi, Enterprise, come sviluppo nella propria postazione, senza dover avere dei costi iniziali. No, Star System? Quello pacchetto di sviluppo? No. Anche lui dà una versione, sì, ormai è, sì, ma li danno quasi tutti, proprio perché poi sanno che uno inizia lì e dopo è un circuito, perché hai investito sul codice, e quindi dopo chiaramente magari addirittura in store procedure, quindi in codice anche calato sul database, è difficile che poi uno torni indietro e vada su altro, se ce lo fanno più o meno tutti. Anche Oracle, che era abbastanza indietro, invece adesso ho visto l'ultima versione, addirittura se la giocano, adesso fanno proprio attività commerciale l'un con l'altro, Oracle ha messo 12 giga, cioè per dire che se la stanno un po', cioè cercando di portare poi i clienti. Oracle è un altro database molto molto valido, direi forse secondo alcuni il migliore esistente, chiaramente ha dei requisiti di utilizzo molto alti, soprattutto come formazione, mentre SQL Server sono strumenti, fra virgolette, alla Microsoft, butti su, lanci l'istanza e già praticamente va, insomma, già di suo, anzi, se hai fatto qualche errore te lo mette a posto lui. Oracle invece è molto più blasonato, ha bisogno di skill, di competenze molto più definite, molto più specifiche, e quindi di solito si sceglie, per gli sviluppatori, diciamo così, della campagna o della provincia, si va più, insomma. Va bene, però comunque lo strumento in sé cambia poco, voglio dire, è sempre SQL, dovrebbe essere un termine che più o meno conoscete tutti, è sempre SQL, più o meno le funzionalità sono sempre quelle, chiaramente qui siamo su un livello alto, quindi vengono utilizzate anche tutte le parti relative alle transazioni, che poi non studierete qui, ma poi studierete, cioè qui inteso, insomma, nel percorso della scuola secondaria sia secondo grado, ma farete poi l'università. Sono strumenti che hanno tutto, insomma, ecco, quindi permettono di scalare la soluzione dall'inizio, dall'abbozzo, da quello che avevamo detto prima, dal mock, dal fantoccio, fino ad arrivare al contesto di produzione con tutte le fasi di manutenzione, senza accusare colpi. Hanno praticamente tutto quanto. Va bene, e qui appunto, questo era l'inizio, che aveva l'occupazione, era circa sui 2 giga e 2, adesso siamo sugli 8 giga, dopo 5 anni, con poi anche alcune scuole che hanno fatto anche il recupero dei dati precedenti, quindi per alcune scuole ci sono anche dentro 10 anni di storia, insomma, non tutte. In un progetto di alternanza per alcune scuole i ragazzini hanno messo dentro anche dei dati di anni vecchi. Adesso siamo sugli 8 giga come database, e tutti i dati sono gestiti con dei trigger, vuol dire, adesso li studierete probabilmente, o forse anche no, li farete più avanti, però comunque sono degli automi, degli agenti automatici che girano sul database, che tengono traccia di tutte le movimentazioni che vengono fatte sui dati, cioè invece di modificare il dato andando a scrivere sopra, un po' come quando scrivete un valore in una variabile, il trigger permette di salvare anche il valore precedente, in maniera tale da avere la cronostoria, cioè se io ad esempio prima ho messo 7 e poi metto, non so, 6, diciamo la gestione normale in un database che si vede solo 6, quindi dal momento in cui ho messo 6 non c'è più la traccia del fatto che prima era 7, con questi strumenti qui invece c'è la possibilità di mantenere anche la traccia dei dati, ok? Che vengono utilizzati appunto quando si vuole
diciamo così, ottemperare al concetto di trasparenza, quando si vuole sempre avere sott'occhio la storia completa del dato e non solo l'ultima situazione. Quindi tutto il database è gestito con dei trigger, proprio per avere anche un maggior dettaglio sui dati che sono stati inseriti. Va bene, il portale è un portale, quindi la piattaforma, no? Quando la preside prima parlava di piattaforma digitale, no? è un portale web nell'ambito delle architetture. Voi lo farete forse un po' più avanti, salvo magari qualcuno che forse le ha anche già viste a titolo personale, però fa parte della seconda parte del programma della Quinta, almeno in informatica. Sono portali web, perché chiaramente un'applicazione desktop sarebbe stato un limite dal punto di vista della fruibilità degli utenti, perché avremmo dovuto installare il programma su ogni singola macchina, quindi era chiaramente inipotizzabile, insomma, oltre a essere poco efficiente, e in progetti di questo tipo, dove le risorse sono comunque basse, sono scarse, soprattutto a tendere, l'efficienza è molto importante, insomma, ecco, perché quando i quattrini sono pochi, poi, insomma, voglio dire, le cose devono andare su, insomma, con poca resistenza, in maniera semplice. I portali web sono proprio loro, colgono questa esigenza, si installa una volta e sono utilizzabili da chiunque. Quindi è stata scelta appunto nei requisiti, quando dopo aver fatto tutto il progetto, dopo aver vinto, insomma, dopo essere arrivato al secondo posto, quando mi hanno interpellato per definire una soluzione a quello che era il loro problema, appunto, stante tutti questi requisiti, quattrini in ballo, insomma, tipo di utenza, no? Che era molto eterogenea, perché ognuno aveva la propria tipologia di computer, insomma, non era un'unica azienda con un unico computer, con un ribaltamento automatico. La soluzione concordata è stata quella di fare un portale web, ok? Portale web, quindi, è un tipo di architettura dove la soluzione è unica, viene installata su un server web e a quel punto è direttamente accessibile ovunque ci sia un browser, ok? Tipo l'home banking, no? Queste cose, poi fortunatamente ancora con l'home banking forse non avete esperienze, però non lo so, insomma, il registro elettronico è un tipico esempio di portale web. Si differenzia dai siti perché normalmente i siti hanno contenuti più o meno statici, no? Il sito non ha una grossa, diciamo, evoluzione sui dati. Il portale invece ha una connotazione tipica, che è esposizione web con appunto un server e una parte dati che continuamente in modalità transazionale cambia i propri contenuti e poi li espone diciamo, all'utente che si sta attaccando. Una cosa, ma sì? Perché noi ci siamo spostati da quello lì che è quello vecchio a quello nuovo? Come, non ho capito? Quello non è l'altro, eh? No, siccome li faccio tutti io, sono tutti uguali. Insomma, avete presente quello che vi ha detto il signore prima, no? Che di solito si fanno cose che si possono riutilizzare, perché di solito... Quindi lo vedi uguale, ma in realtà non è uguale. E il motivo della scelta, adesso quello devi chiedere con la preside, non sicuramente con me, insomma, no, io sono anche parte in causa, quindi non... Va bene, dicevamo, quindi... Allora, il portale è stata la scelta tecnologica per dare l'accesso ai dati, ok? Sia dal punto di vista dell'utente che consuma i dati, sia dal punto di vista dell'utente che alimenta i dati. Quindi entrambi i profili utilizzano il portale per caricare i dati e per consultarli. Il portale, qui sempre per scendere sulla tecnologia, perché adesso voi dell'utilizzo, cioè, ve ne frega poco, perché non diventiate presidi e fra un po'... iniziate ad utilizzare lo strumento, quello che vi interessa di più adesso sono più le scelte tecnologiche, così, insomma, per cercare di darvi un input su quelle che possono essere le tecnologie utilizzabili oggigiorno. Allora, la tecnologia è la tecnologia Microsoft, anche sul portale, quindi vuol dire che il server web che viene utilizzato è IIS, Internet Information Server, che è il servizio di Microsoft, nativo su tutti i server Microsoft, per esporre portali, per esporre siti. Il fatto di farlo con tecnologia Microsoft ci ha permesso di svilupparlo con i linguaggi che studiamo anche noi a scuola, C Sharp, VB.NET, tutti i linguaggi che fanno parte del framework .NET. Okay? Tutti i linguaggi che stanno lì possono essere utilizzati all'interno del server IIS. Okay? Addirittura comunque con le ultime evoluzioni anche in PHP si lavora su IIS, quindi anche se non sono linguaggi tipicamente .NET, su IIS si può sviluppare anche in altri linguaggi, insomma. È necessario, lo vedremo più avanti, che
che ci sia l'interprete per quel linguaggio, il cosiddetto filtro ISAPI, lo vedremo poi in teoria andando avanti, insomma. Comunque è una struttura molto modulare, quindi permette di avere iniezioni tecnologiche continue, perché basta che venga inserito un nuovo filtro e automaticamente il sistema si predispone per accettare anche altri linguaggi. E, nell'ambito delle scelte, poi alla fine non è che siano tantissimi a livello popolare, insomma, cioè, di solito c'è Apache su tecnologie più open source e poi IIS, insomma. In ambito non, diciamo così, su siti che non hanno un grande accesso da parte di utenti, quindi siti normali, medi, normalmente IIS è una buona scelta, in generale la tecnologia .NET e Microsoft, perché permette di avere uno sviluppo produttivo a basso costo, che si ripercuote quindi su bassi costi per il cliente, che di solito è sempre contento, insomma, quando paga poco è sempre contento, gliene frega poi poco, insomma, che se otto dietro ci sia Apache o qualunque altra cosa, di solito il vincolo più grande è, insomma, meno quattrini spendo e comunque con un buon risultato. E in questo .NET e quindi la suite IIS e quant'altro è un passo avanti, perché, come conoscete tutti benissimo, Visual Studio, no? È un ambiente di programmazione che ha veramente una marcia in più rispetto a tutti gli ambienti, quindi permette di produrre lo stesso obiettivo molte volte con metà del tempo necessario, addirittura in alcuni casi anche molto meno, utilizzando web form o utilizzando componenti commerciali si fanno veramente dei lavori, ci vuole quasi più tempo a pensarli, come vi diceva poi prima Facondini, cioè ci vuole è più il tempo necessario per strutturarli bene, poi dopo tradurli in codice. Ha questa logica, insomma, del riuso di componenti che è veramente molto efficace. Quindi anche qui la scelta è stata quella, insomma, chiaramente contesto scolastico definiva due obiettivi di fondo, definiva non tantissima gente, perché noi questo non lo vogliamo aprire a tutti, cioè avessimo deciso di aprirlo al singolo studente, alla singola famiglia, la decisione probabilmente potrebbe essere stata un'altra. Noi avevamo deciso di aprirlo solamente ad alcune figure in ogni scuola, quindi quelle 40 scuole che vi hanno detto prima, moltiplicato per 2, 3, 4, quindi un numero modesto di utenti, e con poi dall'altra parte appunto un'esigenza di contenere il più possibile la spesa, quindi diciamo la scelta era abbastanza ovvia. Poi io lo conosco bene, quindi alla fine il terzo motivo ha poi, diciamo così, dato... Chiaramente adesso non stiamo a dilungarci su tutto quello che è lì, comunque segue tutte le normative, come sapete adesso, cioè mentre una volta, quando sono partito io a fare lo sviluppatore, cioè quando ancora c'erano i dinosauri qui per il centro storico, era tutto più tranquillo, cioè non è che c'erano dei grossi problemi. Adesso invece in termini di accessibilità, in termini di sicurezza, in termini di protezione sui dati, le regole sono veramente, veramente molto forti. Quindi... il portale sta dietro, diciamo così, a tutte quelle che sono le normative vigenti in Italia per la gestione delle password, quindi il fatto che una password deve scadere dopo 180 giorni, il fatto che non si possono fare più di n tentativi di password sbagliate, insomma tutto quello che definisce, insomma, la norma per la gestione delle password, ed è anche OWASP compatibile, che è il decalogo del buon sito, che deve essere capace di contenere azioni di penetration test di un livello sufficiente, insomma, ecco. Quindi è anche già gestito per quello. Va bene, come vi ha detto prima la preside, il portale gestisce due tipologie di dati, dopo ci concentreremo sui dati perché così facciamo l'esempio del database. Dati relativi, vabbè, ovviamente l'anagrafica degli studenti, no? Chiaramente i soggetti che vogliamo gestire, poi ci permette di gestire le loro frequenze, quindi la carriera, quindi le scuole che hanno toccato nel loro percorso scolastico e le valutazioni che hanno preso nelle scuole dove sono andati, ok? Con poi chiaramente anche l'esito finale. Le valutazioni le abbiamo tagliate, sarebbe stato forse carino anche prendere le valutazioni quotidiane, però poi è sempre, diciamo così, un dato molto soggettivo anche dell'insegnante, poi comunque avrebbe comunque richiesto anche una mole di dati molto forte, mentre invece abbiamo deciso di prendere almeno in prima istanza i voti degli scrutini, che comunque sono dati
un pochettino più così, insomma, condivisi in ambito di consiglio di classe, al momento dello scrutinio, e soprattutto poi, sì, gli scrutini no, siamo partiti con i finali come primo obiettivo, poi dopo, visto che abbiamo visto che eravamo stati bravi, abbiamo preso anche il primo quadrimestre, sì, primo quadrimestre o trimestre, insomma. Quindi in piattaforma, come valutazione, abbiamo messo gli esiti e gli scrutini del primo periodo e del periodo finale, considerando anche se a giugno uno è in sospensione giudizio, anche poi il recupero a settembre, sospensione giudizio a settembre. Come vi ho detto, qui la scelta anche dal punto di vista strumentale, anche qui sempre per cercare di contenere al massimo le attività da parte delle segreterie, no? Perché poi capite che il problema grosso, cioè, magari visto all'esterno è carino, te tiri giù, clicca un bottone, arriva il classico insegnante, clicca un bottone e gli arrivano i dati. Chiaramente però questi dati devono essere materializzati all'interno del portale, quindi la prima idea, quella di fare un inserimento interattivo, cioè chiaramente non era, cioè era comunque un'idea, però insomma avrebbe richiesto attività, cioè, ingenti, perché cioè mettere dentro tutti i dati di tutti gli studenti, sperando poi che appunto nell'inserimento non si sbaglino, cioè è praticamente quasi impossibile. Sì, cioè, invece, siccome appunto, come vi diceva la preside, le scuole hanno un sistema ministeriale, quindi hanno un sistema che ha il compito di tracciare sempre la vostra carriera dall'inizio fino alla fine, abbiamo così pensato di cercare di integrarci con quel sistema lì per quanto era possibile. Facendo varie verifiche si è capito che era possibile integrarsi in maniera molto semplice tramite delle esportazioni, ravanando nel sistema, cercando di capire che cosa si poteva tirare giù. Abbiamo visto che le frequenze, cioè la parte relativa al curriculum, quindi come percorsi scolastici, era estraibile, quindi abbiamo deciso di collegarci a quel sistema lì, che vuol dire che per chi deve caricare i dati esporta un filettino dal sistema ministeriale e lo carica sul portale, sulla piattaforma digitale di Rimini in Rete. Okay. Per quanto riguarda le valutazioni, questa esportazione non c'era sistema sul nostro sistema ministeriale, non era un'esportazione prevista, e quindi abbiamo deciso, cioè appunto sempre per non fargli inserire a mano, perché se no uno avrebbe dovuto reinserire tutti i tabelloni degli scrutini, di cercare di collegarci ai registri elettronici, cioè cercare di chiedere ai vari fornitori dei registri elettronici delle esportazioni che così insomma che riuscissero in qualche modo a permettere un inserimento il più possibile automatico. In alcuni casi siamo riusciti, in alcuni altri no. Argo non lo fa fare, Argo è uno di quelli no. Dopo di siamo riusciti, guardando una loro estrazione, un backup, reingegnerizzando la loro base dati, cioè guardando come erano strutturati i dati proprio a manina, a fare un'estrapolazione da lì dentro. Però Argo è uno di quelli che aveva chiesto per fare l'esportazione più di quello che era il finanziamento ministeriale, cioè praticamente stati veramente dei grandi, insomma. Comunque, in quel caso lì si fa di necessità virtù, e quindi abbiamo preso a manina il backup, proprio non conoscendo le R, quindi la struttura dei dati, abbiamo cercato così, insomma, con varie approssimazioni successive di ricostruire, insomma, il diagramma entità relazioni di un modello dati di altri, e alla fine comunque riusciamo ad estrapolare i dati anche da quello, insomma, ecco, insomma, vale il concetto che ogni tanto bisogna anche arrotolarsi le maniche e sporcarsi le mani, insomma, voglio dire, cioè. Altri registri invece hanno dato direttamente l'esportazione, noi gli abbiamo dato delle specifiche. Il lavoro che abbiamo dovuto fare noi è costruire delle specifiche, no, che loro dovevano seguire per darci i dati, noi gli abbiamo dato le specifiche, c'è un documentino, magari dopo se volete lo vediamo, costruito da noi, e dopo gli altri registri, quelli più, tra virgolette, disponibili, insomma, hanno seguito le specifiche e ci hanno fornito i dati. Anzi, alcuni fornitori erano anche contenti di darci, perché per loro è una valorizzazione comunque del loro strumento, perché così danno la possibilità alle scuole di migliorarsi, che chiaramente dovrebbe essere, pensando ai propri figli, attuali o futuri, insomma, dovrebbe essere un pensiero che tutti dovrebbero avere. Nel primo caso non l'avevano, insomma, ecco. Va bene, questo l'abbiamo detto. Sì, adesso non ve la voglio fare lunga. Vabbè, dopo c'è anche la gestione di altri dati, che adesso vedremo. Il discorso delle estrazioni, quindi la parte a valle, quindi abbiamo parlato della parte di caricamento, la parte relativa alle estrazioni. La parte relativa alle estrazioni
Abbiamo cercato qui, come vi accennava prima la preside, di lavorare su due fronti, quindi su, diciamo così, dal punto di vista strumentale, mettere dei bocchettoni sullo strumento per poter estrarre dati, chiaramente con delle capacità tecniche adeguate per informare lo strumento di queste estrazioni in sostanza, quindi potendo inserire query in linguaggio SQL con integrazioni e quant'altro. E poi abbiamo lavorato dall'altra parte invece sul discorso della formazione, sugli insegnanti o comunque sui referenti, che è l'altra figura che si è definita un po' col progetto, per cercare appunto di dargli l'autonomia nell'estrazione dei dati e poi nella rielaborazione. Questo lavoro di formazione, come vi dicevo, è stato fatto un po' in maniera, fra virgolette, artigianale fra insegnanti, nell'ambito dei piani di formazione che noi abbiamo da qualche anno, e anche poi con l'aiuto dell'università, qui con l'Università di Rimini, che ci hanno fatto dei corsi di statistica, insomma, e quant'altro, ecco, insomma, perché sapete, il numero in sé è fondamentalmente un dato, ma noi dei dati ci interessa il giusto dal punto di vista dell'insegnante. L'insegnante gli interessa l'informazione, e purtroppo il passaggio da dato a informazione non è così scontato. Se io vedo 5 può dire tutto, 5 calato in un contesto dove magari, non so, è il rendimento medio di tutti gli studenti nella specializzazione di informatica di una scuola, magari di una sezione, fa capire che gli insegnanti di informatica non lavorano bene, no? Quel passaggio lì da dato a informazione, che sembra magari ovvio, in realtà con una certa struttura si riesce a cogliere meglio, ad avere anche, diciamo così, formule, comunque indici che permettono di valutarlo anche in tutta la sua serie storica. Quindi in questo percorso l'università ha aiutato molto, insomma, con la statistica aiuta, insomma, ecco. Va bene, e anche le SQL aiuta, per chi non studia, anche le SQL aiuta, perché dalla parte c'è chi consuma e dall'altra parte chi produce, e la pagnotta si prende se uno fa dalla parte e uno fa dall'altra, è importante, eh? Questo è anche uno dei nostri messaggi che vorremmo farvi arrivare oggi, Abbiamo anche unito al sistema poi strumenti di business intelligence, poi li abbiamo evoluti, quindi dopo magari vedremo anche l'ultima frontiera, questa qui era la parte iniziale, insomma, ecco, quindi con analisi di tipo meno transazionale e più analitico, perché mentre le analisi di tipo SQL sono analisi di tipo transazionale, cioè vengono fatte sui dati nel loro vortice di evoluzione, insomma, che cambiano di continuo, abbiamo introdotto anche dei sistemi di ritenzione di questi dati, dei data warehouse, che hanno incorporato, fermato i dati e hanno poi permesso di fare delle estrazioni attraverso dei cubi OLAP, insomma, tutti gli strumenti che permettono di fare business intelligence. E poi dopo magari vedremo, tra l'altro ci sono anche due progetti di tesi di studenti di ingegneria che stanno anche lavorando su questi strumenti qui, anche la nuova frontiera della business intelligence, che è quella che probabilmente utilizzerete voi nel vostro percorso lavorativo, che è la self-BI, che è la parte più semplice, insomma. Ecco, questa è la parte un pochettino più cattedratica ed è un po' più complicata, l'altra è più semplice. Va bene, direi questo l'abbiamo visto, volevo farvi vedere, sì, direi questo qua, qua non c'era altro. Va bene, sì, in una delle ultime evoluzioni poi abbiamo cercato anche di aggiungere al sistema anche il concetto di geograficità, perché ci sembrava un valore aggiunto poter fare un monitoraggio dalla fatica che gli studenti fanno, no? Perché ovviamente è diverso, non so, io quando studiavo a suo tempo dovevo farmi da Cattolica a Cesena tutti i giorni, secondo me era una fatica diversa da quello che abitava dietro la scuola, insomma, no? Quindi l'obiettivo quindi era quello di fissare un pochettino tutte le distanze fra la residenza dello studente e le scuole, e soprattutto anche il suo percorso, cioè cercare di capire come la distanza in un qualche modo agisce sui rendimenti. Fra l'altro proprio la tesista che sta adesso, consegna credo i prossimi giorni la tesi, ha fatto un'analisi molto bella in un liceo qui della provincia sull'incidenza della distanza sulla resa degli studenti, e paradossalmente uno potrebbe dire, vabbè, se uno fa meno fatica probabilmente rende di più,
Esatto contrario. Cioè, gli studenti che fanno più chilometri sono quelli che hanno, almeno secondo questa statistica, i risultati migliori. Quindi pensate, eh? Sì, sì, probabilmente sì, sì, dopo è chiaro, si trovano motivazioni, però lì per lì ti verrebbe da dire, vabbè, già che non fai nessuna fatica, almeno studia, e invece non è così ovvio, insomma, ecco. Vedete, questo è il bello, ragazzi, ehi, pronti, siamo qui. Questo è il bello del passaggio da dati a informazioni, eh? È eccezionale questo passaggio. Le informazioni possono veramente cambiare le situazioni. Le informazioni veramente possono cambiare. I dati sono importanti, c'è una condizione sine qua non, se non ci sono non si può passare allo step 2, ma le informazioni, se uno le sa cogliere, se uno sa usare gli strumenti per evidenziarle, per anche tematizzarle, per farle vedere bene, per renderle fruibili, fanno veramente la differenza. E fare la differenza ha i suoi vantaggi, insomma, ecco, dopo, voglio dire, la vita ve lo insegnerà, comunque fare la differenza ha i suoi vantaggi. Va bene, quindi abbiamo detto, vogliamo mettere le coordinate, voi immaginatevi, andiamo alla segreteria, gli diciamo, caricate anche le coordinate, ciao, non ho capito, cosa avrebbero detto? In VGS 84 poi le vorremmo, non in UTM 32, ci serve in VGS 84, cioè questi, ma cos'è? Quindi abbiamo detto, chiaramente è improponibile chiederlo a loro, quindi chiederlo fra virgolette alla nostra fonte, è anche improponibile chiederlo ai ragazzi, insomma, cioè non è che possiamo chiedere a tutti quanti di andare lì a casa e cliccare posizione, prendersi i numeri e inserirli. Allora abbiamo detto, sfruttiamo dei servizi che soprattutto fino a qualche tempo fa erano gratuiti, c'erano dei servizi che mette a disposizione Google e anche Bing, che permettono di geolocalizzare degli indirizzi in maniera anche molto efficiente, sono fatti molto bene, soprattutto quelli di Google, ma anche quelli di Bing. Ce ne sono poi anche altri, anche OpenStreetMap li fa, OSM se l'avete sentito dire. Sono servizi a disposizione, che fino appunto, come vi dicevo, fino a poco tempo fa erano totalmente gratuiti, adesso hanno cambiato un po' le politiche, quelli di Google sono gratuiti entro un certo livello, vi danno un credito mensile, potete geolocalizzare entro quel credito viene consumato per ogni chiamata di geolocalizzazione, però comunque per le nostre esigenze andava bene. Noi abbiamo fatto un automa sul portale, ragazzi, abbiamo fatto un automa sul portale che tutte le notti gira e fa e decodifica le prime 500 coordinate non ancora definite, cioè lui va a vedere se trova ancora degli indirizzi senza coordinate o delle scuole senza coordinate, entro i 500 fa una chiamata a Google per ciascuna di queste qui tramite le Google API e si fa ritornare la coordinata. Chiaramente può essere anche impreciso, è un approccio massivo, però che comunque nella miriade dei dati, avendo a disposizione tutti quei dati, nella media permette di avere comunque un significato attendibile, anche perché le ali di solito in statistica si tagliano, no? Come è giusto che sia, un po' il concetto della medio-mediana, insomma, ecco, quindi dove si vede che magari c'è uno studente che ha come distanza 3.000 chilometri, lo togli dalla statistica e è finita lì, insomma, cioè non cambia il valore aggiunto del risultato finale, però comunque per tutti gli altri il dato è buono, perché, come vi dicevo, sono servizi fatti molto bene, ce ne sono anche di migliori, ad esempio Esri ne ha alcuni altri che sono ancora meglio, però quelli sono proprio quattrino centrici, quelli paghi anche già solo per autenticarti, quindi chiaramente non era proponibile per le nostre esigenze, per le nostre risorse, insomma, ecco, ok. E dopo queste informazioni cartografiche, noi delle ultime evoluzioni le abbiamo messe a disposizione anche negli open data, per dare quindi un valore aggiunto anche agli open data che diamo la possibilità di scaricare. Questo l'abbiamo fatto, quindi ok. Veniamo al tema di oggi. Allora, proviamo, ecco, quindi a introdurre il discorso che facevamo prima, cioè quello di provare ad impostare un R sui nostri dati, quindi i dati che devono supportare la nostra piattaforma. Allora, abbiamo detto, dal ragionamento di prima della preside, se volete prendete anche intanto appunti, così poi dopo strutturate le R, così mi soffio il naso.
la parte penna, ragazzi, che voi dovete disegnarlo. Se qualcuno ha bisogno dei fogli, li abbiamo. Dobbiamo fare le R. Le R. Adesso noi vi raccontiamo il problema. Vi raccontiamo il problema e voi provate a definire una vostra soluzione. Quindi lavoriamo noi per voi. No, il progetto è già stato fatto ed è già in uso. Voi fate la vostra soluzione, vi proviamo a presentare la nostra e magari possiamo provare anche a ragionare su vostre ipotesi, perché come dico sempre io, di solito se una cosa la fa un altro la fa meglio. Quindi una vostra idea potrebbe essere un'evoluzione del sistema. Fino alle 13, no, no, come tempi secondo me ci stiamo, dai. Glielo? Abbiamo veramente una classaccia. La dietro di me ascolta. Sì, sì, ma no, questi sono bravi, no? Qui dietro mandano. Avercene. Purtroppo ognuno ha chi si merita. Allora, ci siete tutti quanti? Proviamo a ripetere quello che ci ha detto prima la nostra preside, eh? Che è il primo processo di analisi che si fa per la definizione del nostro contorno, del modello di dati che vogliamo andare a definire. Allora, che cosa ci ha detto? Che noi dobbiamo modellare i dati degli studenti, ok? Quindi dovremo gestire i dati anagrafici degli studenti, che vorrà dire che cosa? Che vorremmo gestire sicuramente la sua residenza, il cognome, il nome, il codice fiscale, l'indirizzo. Vogliamo anche gestire, perché è un'analisi molto importante da fare nella scuola, la cittadinanza, perché ha un impatto molto forte sia per le strutture, quindi per il dimensionamento, che anche comunque per le attività, i progetti integrativi che si devono andare a fare a scuola, ha una rilevanza molto alta anche la cittadinanza, ok? Quindi vogliamo monitorare anche le cittadinanze dei nostri studenti, che possono arrivare fino a due livelli, prima e seconda cittadinanza, ok? Quella principale e la seconda. Vogliamo identificare i nostri studenti non con delle codifiche aggiuntive, ma vogliamo utilizzare per l'identificazione del nostro studente la codifica ministeriale, che è una codifica numerica. Ok? Ci siete? Siamo tutti qui? Siamo ancora qua, eh? Sì, va bene. Allora, abbiamo detto dati anagrafici con un buon livello di dettaglio che comunque prendono in esame la cittadinanza del nostro studente che vogliamo inserire, ne vogliamo gestire due, e vogliamo identificarlo con l'identificativo ministeriale, il cosiddetto codice SIDI, si chiama così in gergo, che è un numero, ok? Un numero senza decimali, ovviamente, è un identificatore. Cifre, non lo so, probabilmente dipende da quanta gente facciamo nascere, non so. Direi tendente al più infinito, insomma, si spera, eh? Per l'INPS spero di sì, per le nostre pensioni speriamo di sì. So. Sì, sì. Il concetto dovrebbe fate figli, come dice il nostro Papa. Comunque sì, penso sia un big int, quindi arriva a miliardi, insomma, ecco, sì, sì. Forse anche più di miliardi. Allora, dicevamo, quindi, anagrafiche. Dei nostri studenti vogliamo rilevare le frequenze scolastiche. Cosa sono le frequenze scolastiche? Il fatto che quello studente è andato in quella scuola in un determinato anno scolastico. Tenete presente che uno studente può anche decidere di spostarsi da una scuola in un anno scolastico. Uno può venire a Liti e poi decide che Liti non gli va bene e va da un'altra parte, o viceversa. Ok? Va al liceo e poi durante lo stesso anno, non è che deve aspettare per forza settembre dell'anno successivo, può nello stesso anno scolastico venire a Liti dal liceo, ok? Quindi in ambito di uno stesso anno ci possono essere più frequenze. La frequenza come la caratterizziamo? Con la scuola,
Ok? La scuola avrà anche lei un insieme di attributi, il nome, banalmente, il tipo di scuola, ok? E anche questa è una codifica ministeriale. Ad esempio la nostra scuola è RNTF00104, una roba del genere. Quindi un codice alfanumerico, ok? Quello che ci serve sapere a noi è codice alfanumerico. Il meccanografico? Il meccanografico, sì. Lo identifichiamo con il suo codice meccanografico. Ok. Poi ci interessa sapere anche l'ordinamento ministeriale. Perché? Perché nell'ambito del RNTF, quello che abbiamo detto prima, si fa informatica, costruzioni, si fa elettronica, chimica, insomma meccanica, tutto quello che c'è. Questa informazione qui, quindi a quale ordinamento ministeriale lo studente si è iscritto, dobbiamo tracciarlo nella nostra frequenza, perché altrimenti sarebbe un frequentante della scuola, ma non riusciremmo a sapere in quale delle aree lui sta. Ok? Vienessa, sei distrutto. La scuola è complicata. Poi vogliamo anche sapere la classe, perché dopo noi nelle nostre analisi vorremmo avere anche dei ribaltamenti, dei dati sulla classe. Vogliamo sapere ad esempio la sezione H come va, o la sezione M come va, ok? Quindi vogliamo tracciare anche la classe, quindi vogliamo avere l'anno e la sezione. L'anno è un numero da 1 a 5, la sezione è una lettera. Potete mettere anche più lettere perché alcuni mettono anche più caratteri, ok? Va bene. Chiaramente l'anno non può essere fra virgolette un identificatore, perché uno potrebbe essere anche bocciato, insomma, ecco, chiaramente. Quindi poi sulla frequenza non abbiamo detto che una cosa importante: uno studente si iscrive tipicamente l'1-9 in una scuola, cioè all'inizio dell'anno scolastico, però potrebbe arrivare anche in corsa, quello che abbiamo detto prima, no? Che ha fatto un po' di mesi in una scuola e poi è arrivato dopo, quindi è necessario gestire anche la data di iscrizione, cioè il momento in cui lui inizia a frequentare l'istituto, ok? Quindi la data di iscrizione. Viceversa, ci serve anche sapere la data di ritiro, perché lui potrebbe anche andare via, non gli piace più, liti, va da un'altra parte, quindi a liti dovranno scrivere il suo ritiro, se va al liceo dovranno scrivere la sua iscrizione, ok? Dovrà essere contestuale. Ci siete? Quindi vogliamo rilevare nella frequenza la data di iscrizione e la data di ritiro. E per non farci mancare niente anche il motivo. Trasferimento, ce ne possono essere tantissimi di motivi, eh? Istruzione parentale, insomma, una tabellina, ok? Di motivi. Bene. Poi passiamo alle valutazioni. Allora, per le valutazioni cosa vogliamo? Chiaramente le valutazioni sono collegate a chi? Allo studente, perfetto, legato allo studente. Una valutazione ha senso in un anno scolastico, ok? Quindi uno degli attributi principe della valutazione è lo studente, che sarà la sua foreign key, l'anno scolastico, cioè l'anno per il quale prende quella valutazione. La scuola, lui potrebbe aver frequentato 2-3 scuole, alla fine si è deciso e ha preso i voti nell'ultima scuola, quindi dobbiamo dire anche in quale scuola lui ha preso quella valutazione, e la scuola sarà sempre nella codifica di prima, la codifica ministeriale, quindi col codice RNTF e quant'altro, il codice alfanumerico che dicevamo prima. Poi dicevamo prima che noi abbiamo deciso di prendere come valutazioni i periodi scolastici. Tipicamente i periodi scolastici, almeno la versione più standard, sono 2. In teoria potrebbero essere anche 3, se uno facesse i trimestri, però adesso va più di moda quadrimestre e finale, oppure trimestre e pentamestre. Comunque, insomma, in teoria possono essere al limite anche 3. I periodi possono essere 1 o F, tipicamente, cioè primo periodo o finale, poi... Si è stufato anche il computer. Primo periodo e finale, eventualmente noi potremmo gestire anche il 2, che vuol dire che sarebbe il secondo trimestre, ok? Primo trimestre, secondo trimestre, finale, oppure primo quadrimestre o primo trimestre, per noi i periodi sono equivalenti, e finale, ok? Quindi il periodo può valere questi valori.
L'indirizzo ministeriale, anche qui dobbiamo chiaramente ripetere l'indirizzo ministeriale perché le frequenze possono essere n, lui può essere andato prima a fare geometri, poi dopo ah, però mi piacerebbe fare informatica, va a fare informatica, però che schifo informatica, vado a fare elettronica. Alla fine lo scrutinio lo deve fare in un indirizzo, non basta dire solo la scuola, dobbiamo dire in quale indirizzo ministeriale l'abbiamo messo. La materia, ci siete? Un po' come il tabellone dei voti, no? Informatica, italiano, matematica, TPC, insomma tutto quello che prende, quindi per ogni voto ci deve essere la sua materia di riferimento, ok? Anche per le materie, per cercare di uniformare i dati, perché altrimenti se no le scuole magari per uno l'italiano è il codice 1, per l'altra scuola è il codice 5, perché magari l'uno è matematica, per l'altra scuola è il codice 12, per avere una norma prendiamo il codice ministeriale, ok? Anche qui ci viene in aiuto il ministero che ci dà una codifica ministeriale per tutte le materie. È un codice di 4 cifre con, sfortuna vuole, un carattere davanti. Quindi vuol dire che la codifica è alfanumerica. Perfetto, non possiamo utilizzare un numero, dobbiamo utilizzare un codice alfanumerico. E poi, cioè, voi non sapete com'è, cosa vuol dire la scuola. La scuola riesce a chiamare italiano in una scuola in un modo. Nell'altra scuola, se anche italiano, la chiama in un altro. Matematica, da una parte, si chiama in un modo, alle medie si chiama in un modo, alle superiori, se vai al liceo, si chiama in un modo, se vai all'istituto tecnico, si chiama in un altro ancora. È oggettivamente questo abbastanza un casino, poi, per le valutazioni che noi vogliamo far fare dopo agli utenti, perché se noi gli mettiamo, cioè, uno gli chiede, mi dai il percorso di matematica, come facciamo noi a sapere quali sono le matematiche? Perché c'è la matematica, abbiamo detto, al liceo, abbiamo la matematica appunto all'istituto tecnico, abbiamo la matematica delle medie e addirittura anche la matematica delle elementari, mentre invece noi vorremmo tutte le matematiche in fila, perché poi alla fine per fare un'analisi puramente statistica non ci interessa andare nel dettaglio se uno fa gli integrali o non fa gli integrali, frega zero, cioè è il concetto matematico in sé che ci interessa qualificare, apprezzare. Quindi vogliamo riclassificare le nostre materie. Vogliamo definire un ambito, un cosiddetto asse disciplinare, che raggruppi tutte le nostre materie. Cioè, vogliamo poter dire, questo è l'ambito disciplinare matematica e nelle nostre materie, se anche si chiama in maniera diversa, per ciascuna di queste materie gli mettiamo matematica. Così quando noi faremo le estrazioni per ambito e chiediamo matematica, ci mette dentro tutte le materie che riconvergono dentro quell'ambito. Avete capito cos'è l'ambito? A volte è difficile capire quando uno chiacchiera con un altro, però vabbè, apprezza la vostra competenza. Sì. Vabbè. Oh, vedi Pianese, bravo, bravo, bravo Pianese. Va bene, quindi abbiamo detto le materie, quindi vogliamo mettere la descrizione, la codifica ministeriale come identificatore e l'ambito. Vogliamo anche gestire le distanze geografiche. Non so se prima mi sono spiegato, la distanza geografica che vogliamo principalmente apprezzare noi è la distanza fra la posizione della scuola e la residenza dello studente, ok? Ci siete? E questa distanza dove la vogliamo? La vogliamo in assoluto? No, perché lui nella sua carriera scolastica si muove, no? Fa le primarie in un punto, fa le medie magari da un'altra parte, anzi quasi sicuramente, le superiori da un'altra parte sicura. La vogliamo relativa alla, sali di un livello, alla frequenza. La vogliamo relativa alla frequenza, ok? Perché noi vogliamo vedere anche che giro ha fatto sto porino. Magari è andato prima lì, poi magari è andato in un'altra scuola anche per un discorso di distanza. Quindi vogliamo capire rispetto alla frequenza qual è stata la sua logistica, insomma, come si è mosso nel tempo. Quindi questa distanza la vogliamo rispetto, quindi la sua residenza, il comune della scuola appoggiata sulla frequenza, in maniera tale che per ogni anno del suo curriculum scolastico noi possiamo sapere, cioè alle medie faceva 200 metri, alle superiori si fa 40 km, insomma, ecco, okay. Poi magari ha cambiato, le superiori in terza è andato da un'altra parte e magari dopo ne fa 5, insomma, ecco. Vogliamo averlo sulla frequenza, ok? Avete dubbi? Di solito questa qui è la fase dove il fornitore al cliente fa delle domande se non ha capito. Se invece voi avete capito tutto, vuol dire che io sono un bravo cliente e quindi voi potete fare l'esercizio. Oppure fate domande. È meglio una domanda in più
che è una soluzione sbagliata, eh? Questo in vista dell'esame di Stato. Va bene, vuol dire che è tutto chiaro. Ci sta, ci sta, ci sta. Va bene, provate a modellare il sistema, cioè a fare le R che rappresenti il nostro sistema, cioè fare sta roba qui. Fare questo robino qui, ricordate? Dai. Così, noi ci acquietiamo. Ma quello che vi serve. 3 ore e mezzo. Sì, 3 ore, ma dai, sì, cioè, voglio dire, questo è un R complicatissimo. Sì, sì, qui potrebbe cambiare le sorti del mondo, eh. Questo è un R che, secondo me, meno di 4 ore non ci vogliono. Dai, 20 minuti, un quarto d'ora. Giusto? Bravo Berni. La mandi, non so dove, ma la mandi. Sì, ha una tabella esterna. Ci siete? Quindi dovremo collegare sicuramente studenti all'entità comuni. Comune. Perché fa il plurale? E qui gli metteremo codice. La codifica, perché è un'entità, contiene più comune dentro. Per me no. Quando avrete la possibilità di prendere il mio libro, vedrete come ci devono chiamare veramente le cose. Allora, buoni. Allora, abbiamo detto quindi, il codice cosa metteremo? Cercheremo di mettere anche qui una codifica che sia ufficiale, perché è molto importante nei progetti rifarsi a codifiche ufficiali, perché poi così potrete integrare il vostro modello didattico con altre cose. E ad esempio qua c'è una codifica che è universalmente accettata, che è il codice Belfiore, che è quello che viene utilizzato ad esempio nel codice fiscale, gli ultimi dal undicesimo al quindicesimo carattere del codice fiscale. C357 ad esempio è cattolica, no? Poi non so, C573 Rimini, H. Quindi quella è una codifica standard, universale, e quindi è un valore aggiunto utilizzare una codifica standard, perché vuol dire che se ci vogliamo integrare con magari degli altri dati sulla logistica, sui trasporti, è molto probabile che se hanno fatto un lavoro fatto bene dall'altra parte abbiano utilizzato quel tipo di codifica, ok? E poi qua ci sarà chiaramente la descrizione, potrebbe esserci la regione, potrebbe esserci qualunque altra cosa, intanto noi andiamo avanti, dopo vediamo. Un comune quanti studenti può avere? N. Uno studente quanti comuni può avere? Uno. Quindi abbiamo messo anche le cardinalità, vive, in. Poi abbiamo detto, vogliamo gestire che cosa dei nostri studenti? Anche la cittadinanza, ci siete? Chiaramente la cittadinanza non possiamo scrivere Spagna, perché una volta magari uno scrive Spagna, l'altra volta scrive spagnolo, l'altra volta magari scrive una Spagna perché si dimentica di mettere la A. Anche qui abbiamo bisogno di avere un'oggettività nei dati, perché sulla cittadinanza molto probabilmente dovremo fare delle estrazioni, delle query, cioè sapere quanti sono tutti gli studenti che non hanno cittadinanza italiana, no? È una delle domande tipiche che ci si fa a scuola, appunto, per l'attivazione di progetti di supporto o per capire anche appunto come sono i flussi all'interno delle nostre scuole. Quindi anche qui dovremo fare che cosa? Mettere un'entità nazioni che sarà collegato come prima cittadinanza qua e come seconda cittadinanza. Questa è prima e seconda. Ci siete? Abbiamo bisogno di fare due entità nazioni per gestire le due possibili cittadinanze? Abbiamo bisogno di fare due tabelle, una per gestire la prima cittadinanza e una per gestire la seconda cittadinanza? Ovviamente no. Cioè, l'Italia è l'Italia, non è che perché la prima è una tabella, è un'entità, è un record di una tabella, e perché la seconda è un record di un'altra tabella. Quindi l'entità è sempre lei, semplicemente che cosa? Avremo due foreign key qua dentro, la prima è prima cittadinanza, la seconda è seconda cittadinanza, addirittura con un null, cioè potrebbe essere che la seconda cittadinanza non ci sia, ok? Forse anzi la maggioranza è così, ci siete?
come attributo, perché uno potrebbe scrivere Spagna, l'altro spagnolo, l'altro sbagliare a scrivere, il fatto di mettere un codice, che anche qui nelle nazioni c'è una codifica standard, anche qua, anche qui c'è una codifica standard, almeno per il ministero, che è un numero progressivo, che traccia tutte le nazioni. Ok? Chi è che aveva fatto la domanda? Proprio per avere la possibilità di essere sicuro che la Spagna è uguale per tutti, o che l'Italia è uguale per tutti, o che San Marino è uguale per tutti, se no uno potrebbe scrivere San Marino, l'altro RSM, se lo scrivesse in chiaro come attributo. In più tenete presente che molte delle statistiche che la scuola deve fare sono anche paesi europei o extraeuropei, no? Se noi abbiamo inserito il dato direttamente qui dentro, riusciamo a dire quali sono quelli extraeuropei? È complicato perché dovremmo prendere tutte le possibili modalità di scrittura di quello stato. Se invece noi qui mettiamo un flag europeo sì o no, europeo SON, sono semplicemente quelli che facendo un join con la nazione hanno europeo S, sono gli europei. Vi torna? Sì. Bene, bravi. Poi abbiamo che cosa? Le frequenze. Allora, le frequenze. Qui immagino avevate fatto tutti così, studenti, frequenze, beh, nazioni non ce lo siamo chiesti, ma nazioni, una nazione quanti studenti ha? Ah, avrà N, sicuro, no? Uno studente quante prime cittadinanze ha? Uno studente, un singolo, una. La seconda cittadinanza direi uguale. Uno studente potrebbe avere 0, 1, qui, potrebbe averne anche 0 la cardinalità minima, potrebbe non avere una seconda cittadinanza, ok? Mentre invece una nazione ne ha sempre N, perché magari appunto cittadini rumeni sono N in archivi come seconda cittadinanza. Torna a tutti? Andiamo veloce perché sennò facciamo notte. Allora, abbiamo detto, poi dobbiamo tracciare le frequenze. Una frequenza è implicitamente collegata allo studente, cioè non avrebbe senso una frequenza di uno studente se non collegasse gli studenti, quindi ovviamente collego la frequenza allo studente. Poi cosa avevamo detto là sopra? Questa frequenza ha un senso nell'anno, ok? Perché non so, nel 2016, che vuol dire anno scolastico 2016-2017, era Liti, nel 2012 era Boale Panzini, insomma, ogni anno ha una propria identità, quindi avremo come attributo anno. Noi addirittura nel nostro modello dati, l'anno per noi è un'entità con una regola di integrità infrareferenziale, in maniera tale che non si possono mettere frequenze di anni scolastici non inseriti a sistema, però anche no, eh. Questa è una scelta tecnica, uno può dire me ne frego, uno mi può mettere anche 1950, oppure se io dico che sono io a monte a scegliere gli anni di rilevazione, allora faccio una tabella anni, questa sarebbe la prima ipotesi, quella così, un po' randagia, oppure faccio una relazione e metto che cosa? Un'entità che si chiamerà come? Anni. Anni. Va bene? Ovviamente anche qui nel caso scegliessimo questa seconda soluzione, questa è la seconda soluzione, questa è la prima soluzione, vanno secondo me bene entrambe, voglio dire dipende solamente dagli obiettivi del sistema. Quale sarebbe la cardinalità? In un anno quante frequenze avrò? N. Uno studente frequenza, cioè lui che ha frequentato la prima media in quell'anno scolastico, quanti anni si trova qui? Uno. Ok, mi torna, no? Poi una frequenza, cosa abbiamo detto? Beh, qua. Una frequenza ha senso nel momento in cui è accreditata la scuola che ha frequentato. Ci siete? Ok, potrei scrivere qui studenti frequenze, potrei scrivere ITIS Belluzzi da Vinci. Sarebbe una scelta sarebbe una scelta fattibile? Sì. Sarebbe una scelta accettabile? No, no, perché appunto anche lì uno potrebbe scrivere ITTS Belluzzi da Vinci, l'altro potrebbe scrivere ITIG Belluzzi da Vinci, l'altro potrebbe scrivere ITIS, cioè voglio dire sarebbe eterogeneo e sarebbe difficile poi dopo fare delle estrazioni ragionate, ok? Quindi dobbiamo per forza far nascere un'ulteriore entità. Come si chiamerà questa entità?
Perfetto, vedi? Vedi che ci arriviamo? Ok, sta scuola dove la collego? La collego allo studente? All'anno chiaramente lo collego. No, lo colleghiamo al comune, dai. Al comune, chiamiamo al comune. Lo collego alla frequenza, no? Lo collego alla frequenza, perché una frequenza ha senso nel momento in cui dichiaro il suo anno, lo studente che la caratterizza, ma anche la scuola che ha frequentato. Ci siete? Quindi cosa vorrà dire? Che collego studenti frequenze a scuole. Una scuola quante frequenze può avere? Si spera molte, perché sennò quella chiude. Ci siete? Quindi N. Anche zero, purtroppo. Anche zero potrebbe essere. Però adesso nelle minime non le facciamo, facciamo solo le massime, così la semplifichiamo. Una frequenza, cioè il fatto che Filippo Albertini ha frequentato nel Paleolitico da sinistra le scuole elementari, scuola Macanno di Cattolica. Quante scuole traccia? Una. Scuola Macanno, no? Ok? Ritorna a tutti? Qual è il nostro identificatore qui? In anni metteremo anno. In nazioni metteremo codice. In scuole metteremo codice, che abbiamo detto è il codice ministeriale, se volete possiamo scriverlo, va bene? Poi metteremo che cosa? Anche qui è ovvio, insomma, la descrizione, il tipo di scuola, il comune, perché avrà un suo indirizzo, quindi avrà sicuramente, gli avete fatto gli attributi composti? Per semplificare, se no facciamo notte, facciamo così, scriviamo indirizzo. Che vuol dire per il cliente tutto quello che gli vuol mettere sopra, ok? È una forma astratta per indicare che lì c'è da lavorare, insomma, ci dirà che cosa vuole, l'indirizzo mettiamo via, toponimo, città, frazione, oppure anche solo un testo, insomma, quello che vuole. Vi torna a tutti, cosa ci manca lì? L'associazione per studenti, perché uno studente quante frequenze ha, ragazzi? N, cioè si spera che quello vada avanti, come minimo deve fare 13 anni, no? Almeno la scuola dell'obbligo deve arrivare in fondo. Quindi N sicuro. Uno studente frequenza, cioè Albertini, Filippo, appunto, che nel Paleolitico da sinistra ha frequentato la scuola Macanno all'elementare, in prima elementare. Quanti studenti traccia quella frequenza lì? Uno, Albertini, Filippo, ok? Ha frequentato. Di questa scuola, di quella scuola. Vi torna tutti? Andiamo avanti. Cosa ci manca? Dunque abbiamo detto per le frequenze, abbiamo detto che è molto importante rilevare anche la data di iscrizione, data iscrizione e data ritiro. Dopo arriviamo anche alle distanze, che lì dopo c'è da ravanare. Sì. Poi però cosa abbiamo detto? Che non basta la scuola, perché le scuole adesso le stanno alzando di livello, cioè la scuola quindi è un bacino di più opportunità per gli studenti. Come si chiamano? Abbiamo detto prima le opportunità, gli indirizzi ministeriali. Una stessa scuola, tipo Liti, fa informatica, meccanica, elettronica, chimica, insomma tutto quello che fa, ok? Questa disarticolazione qui si chiama indirizzo ministeriale, ovviamente l'indirizzo ministeriale deve essere un'entità, non possiamo fare in modo che una volta uno scrive informatica, l'altra volta informatica industriale, l'altra volta ancora infort A, cioè deve essere per forza un'entità, quindi sicuro nasce un'entità indirizzi ministeriali. Queste cose qui si fanno da Dio con Droaiot, per chi non lo sa, Droaiot è la sua morte. E voi siete particolarmente bravi con Droaiot. È vero che questa è un'altra cosa, è più bello, è più vissuto, però insomma Droaiot fa della roba. Ho dato anche 7,5, tipo, guarda, mi rimangio il voto. Diventa 7. Allora, dunque, abbiamo detto, quindi abbiamo sicuro gli indirizzi ministeriali. L'indirizzo ministeriale, secondo voi, dove lo andiamo a mettere? Dove? Scusate che non sento, perché la prima mi sembrava una cavolata. Nella frequenza, l'indirizzo ministeriale è nella frequenza, perché io potrei dire, in prima faccio informatica,
poi capisco che informatica non è la mia strada, allora vado a fare magari in seconda meccanica, oppure addirittura mi stacco da quella classe, quindi faccio due record nello stesso anno e mi iscrivo nella stessa scuola ma con l'altro indirizzo. Quindi cosa vuol dire? Che devo legare studenti e frequenze. Ci siete? Ci siete? Le abbiamo dette tutti, mi sembra, no? Alla classe. La classe che cos'è? Un attributo o un'entità? È come questo qui, può essere un attributo, classe anno e classe sezione. Potrebbe essere anche un'entità, eh? Andrebbe benissimo anche fare un'entità, anzi, per alcuni aspetti può essere anche meglio. Però adesso per semplificare, se noi vogliamo avere solamente la sicurezza, che se vogliamo avere tutte le sezioni H, questo ce la permette, perché H non è che uno può scrivere H come ACCA, questo speriamo che non arrivino a scrivere H così, H è H, lì quindi non c'è margine di dubbio, però anche fare un'entità non sarebbe male. Arriviamo anche alle valutazioni, sì. Modalità estremamente legna, perché se no non ce la facciamo. Quale? Che la scuola ha più indirizzi, la stessa scuola ha più indirizzi, quindi è sulla frequenza che deve avere l'indirizzo. Sì, 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 no, ma la scuola, sì? Invece di legarla alla frequenza, posso legarla al ministro? No, cioè, l'indirizzo non ha la scuola, cioè, non so, tipo elettronica Cesena, elettronica Morciano, è proprio, sì, sì, hanno un codice ministeriale tipo, adesso non mi ricordo neanche, comunque tipo è anche lì un codice di 3 caratteri che è una tabella, quindi per forza di cose devi importare le 2 foreign key su tutte e 2. Buoni, dai che finiamo, su. Le valutazioni, allora, una valutazione è definita in termini di chi? A chi l'attacchiamo la valutazione? Allo studente. Studenti, valutazione, facciamolo in rosso. Sì, bisogna che facciamo svelto qui, perché... Studenti, valutazioni. Allora, una valutazione, avete capito che cos'è una valutazione? Una valutazione vuol dire è il voto che ha preso Albertini Filippo in informatica nel primo periodo nell'anno 2017. Quindi quanti studenti ha? Uno. Uno studente, quante valutazioni ha in tutto il suo curriculum? N, perché ne ha N addirittura per ogni anno, per ogni periodo, quindi ne ha un N in maiuscolo, insomma. Ecco. Va bene, e fino a lì ci siamo, gli abbiamo dato la paternità. Poi, una valutazione, cosa abbiamo detto prima? È qualificata, ha un senso, raggiunge appunto una sua identità nel momento in cui io la collego a una... Ha una materia, stavo per dire scuola, ma alle donne bisogna sempre dare ragione, eh? Quindi questo è un altro insegnamento che vale più che tutto il resto. Materie, ci siete? Materia, cosa abbiamo detto prima? Anche qui abbiamo un codice ministeriale, quindi non è che ce lo inventiamo l'identificatore, non possiamo aggiungerne un altro, dobbiamo utilizzare quello ufficiale che ci permetterà poi magari di integrarci con i dati dell'Invalsi, ci permetterà magari a posteriori di integrarsi con analisi di altro tipo, quindi anche qui codice ministeriale. La materia, quindi, cosa abbiamo detto? A chi la colleghiamo? Alle valutazioni. Allora, una materia quante valutazioni avrà all'interno del nostro archivio? N, ovviamente N. Anche 0 potrebbe essere, è una materia che non esiste più, che è in archivio solamente perché la tabella ministeriale la prevedeva nel 1950, noi l'abbiamo qui, ma magari nella rilevazione che abbiamo fatto noi dei nostri dati non esiste, quindi avrei dovuto scrivere 0N, ok? Per farlo più proprio, ma a noi va bene tutto, quindi eccetera. Una valutazione, che abbiamo detto, vi ricordo, una valutazione è un qualcosa di molto specifico, di uno studente in una materia, di un anno in una scuola. Quante materie cita? Una, perché è specifica lì, è informatica, al primo quadrimestre dell'anno 2017 dell'ITI, quindi 1, ok? Ci siete? Poi la valutazione, cos'altro congiunge?
Ha senso, oltre anche l'anno sicuramente, quindi se siamo in questa ipotesi qui dovrei tracciare un legame qua, io non ci sto, lo scrivo qua, anno. Poi che cosa congiunge? Una valutazione ha senso nel momento in cui un consiglio di classe l'ha data, quindi vuol dire che è dentro una scuola, ok? Quindi devo congiungermi con le scuole. Una materia, quante, su quante, cioè, aspettate, aspetta una cavolata, qui dov'è? Tutte valutazioni qua. Le scuole chiaramente le metto sulle valutazioni, ci siete? Una valutazione, quante scuole può avere? Cioè, se è la valutazione data a Liti nella classe quinta H dell'anno 2018-2019, quante valutazioni ha? Una. Quindi qui, dalla scuola verso valutazioni ne avrò chiaramente N, dalla valutazione verso la scuola ne ho chiaramente una. Ok? Vi torna? Torna a tutti? Stesso ragionamento lo farò anche con l'indirizzo ministeriale. Ci siete? Lui potrebbe avere avuto frequenza in più indirizzi, per caratterizzare lo scrutinio in quel particolare indirizzo ministeriale devo tracciare il legame fra che cosa? L'indirizzo ministeriale che è qui e che cosa? E la valutazione, ok? Ci siete? Quindi devo tracciare il legame fra l'indirizzo ministeriale qua. Una valutazione, la domanda è sempre quella, eh? Una valutazione, a quanti indirizzi ministeriali può fare riferimento? Il voto l'hai preso all'indirizzo di informatica o di meccanico, di elettronica, quindi uno. E questo non è opzionale, uno per forza, io mi sono perso qui, ero qua, mi sa, uno. E viceversa, quanti voti avrò in un indirizzo ministeriale? N, no? Informatica, sono tutti gli studenti che hanno frequentato informatica in quell'altro, quindi ce ne sono un totale. N. Potrebbe essere zero? Potrebbe essere che quell'indirizzo lì non è più attivato. Progressivamente gli studenti non frequentano più quell'indirizzo, quindi potrebbe esserci il caso che a quell'indirizzo ministeriale, che magari ho in tabella perché è quella ministeriale o perché magari tempo fa avevo degli studenti, poi viene tolta la frequenza, ok? Va bene, direi che più o meno abbiamo detto tutto. Ecco, nelle materie vi aggiungo solo quella cosa che dicevamo prima, no? Materie le abbiamo qui. Sì, l'ambito. Abbiamo detto prima, vi ricordate cosa abbiamo detto per le materie? Che abbiamo bisogno di definire una norma di lettura delle materie, perché purtroppo la materia, se andiamo ad analizzare la tabella ministeriale, ha una propria nomenclatura specifica per ogni indirizzo ministeriale e addirittura anche per ogni tipologia di scuola. Quindi, non so, all'elementare si chiama in un modo, alle superiori si chiama in un altro, alle medie in un altro ancora, quindi abbiamo bisogno di definire quello che va molto di moda chiamare come asse disciplinare, oppure come l'abbiamo chiamato noi, ambito, ok? I tipici ambiti di valutazione o assi disciplinari di valutazione sono sempre matematica, inglese, italiano, sono i tipici punti di analisi che si fanno, però può esserci anche qualcosa di più, tipo tecnologia, noi ne abbiamo inventati anche aggiuntivi. Ne mettiamo, ancora non abbiamo finito l'ambito. Dove lo attacchiamo l'ambito? Allora, sempre stessa domanda che mi devo fare. Lo posso mettere come attributo qui ambito, bello così, tranquillo, che me la cavo con poco? No, perché sicuramente uno scrive mat, l'altro scrive mat punto, l'altro ancora matematica, l'altro ancora matematica e laboratorio, e non abbiamo risolto niente, no? Dobbiamo per forza fare un'entità, adesso qui devo per forza trapanare... Sì, più o meno. Allora, un ambito, quante materie può avere? Tipo la nostra matematica, no? N, anche una, forse addirittura anche zero, però N, il suo numero è N. A noi serve perché è un N qui. Una materia,
Una materia. Quanti ambiti può avere? Uno. Uno. Ok. Va bene. Ah, bon, questo era, no? Poi ci possono essere 3000 modi per farlo. Però questa è una possibile rappresentazione di quel perimetro di mondo. Lì noi abbiamo segmentato un mondo che vogliamo mappare a livello di dati, questa può essere una possibile interpretazione che rispetta le regole di normalizzazione, ok? Adesso poniamo il dubbio, cioè come facciamo per mettere le coordinate? Per definire le distanze. Cosa abbiamo detto prima? Noi la distanza la vogliamo avere dove? Qui. È qui che vogliamo la distanza, ci siete? Perché noi vogliamo avere la distanza per fare una roba fatta bene di tutti gli anni, cioè tutto il suo vissuto, Porino, cioè tutti i chilometri che ha fatto da quando ha iniziato a venire a scuola fino a quando ci ha lasciato, ok? Quindi la vogliamo qui la distanza, per poterla avere qui, per poterla avere qui, dove dobbiamo avere? Chiaramente la distanza è una formula matematica, eh? Noi non è che dobbiamo salvare la distanza, voi salvereste il numero di chilometri qui? Ah, vi uccido se no, eh? Cioè, no, salviamo il numero di chilometri, sono una formula matematica che nel mondo traccia la distanza fra due coordinate. Quindi che cosa serve a noi? La distanza è un'informazione nella logica di prima, ma i dati a supporto di quell'informazione cosa sono? Le due coordinate, la coordinata del punto di partenza e la coordinata del punto di arrivo. Allora, la coordinata del punto di partenza, penso che tutti quanti riusciamo a capire dove deve andare. Dove deve andare? Deve andare qui sugli ambiti. No. Dove deve andare? Sugli studenti. Il punto di partenza, sto Porino, parte da casa sua, dove volete che parte? Cioè, non è che può stare in giro per Rimini, non è che può vivere in piazza qui a Rimini, cioè, parte da casa sua, quindi qua avremo le coordinate. Non può vivere adesso per Rimini. Può vivere anche sotto il ponte, però adesso ne prendiamo i casi normali, coordinate. Ok? Quindi sicuro dobbiamo avere il punto di partenza che è il nostro studente. Poi dobbiamo avere la destinazione. Ci siete? La destinazione è un po' più intrippato da capire. La destinazione, voi dove la mettereste? La coordinata della destinazione. Perfetto, guarda, così mi riempie il cuore. Guarda, cioè, veramente, guarda, avevo quasi l'idea di licenziarmi, continuo a stare a scuola. Sì, sì. Perfetto. Nelle scuole, perché nelle scuole? Perché è la forma migliore? Perché magari approssimativamente uno avrebbe potuto dire qui, ma qui sarebbe ridondante perché tutti gli studenti che frequentano Liti avrebbero tutti le stesse coordinate. Quindi basta l'informazione che lui frequenta Liti e le coordinate con un semplice join andiamo a prendere qua. Ci siete tutti? Quindi qui dobbiamo geolocalizzare la scuola coordinate. Ci vorrebbe un applauso a Spalvieri, veramente. Senza indugi, poi così, bravo. Torna a tutti. Un applauso a Spalvieri De Luca. Sulla fiducia, perché lo dice lei. Io ho sentito lui. Bene, bene. Adesso basta. Sono due coordinate, adesso voglio dire. Cioè, già una battuta andava bene, due no, due no. Dai, dai, dai. Spalvieri è lì che si appoggia, lo farti vedere, timidino, timidino, va bene, direi, io fra 15 anni vado in pensione, pensate di finire per quel momento? Oh, no, non so, se mi mandano in pensione, va bene, va bene, va bene. Allora, abbiamo detto, quindi il modello è lui, adesso, brutto come volete, però fondamentalmente abbiamo capito, no, come, qual è stato il ragionamento di fondo per portarci a quello che effettivamente è il modello di dati che è stato strutturato, che è questo qua. Allora, vi faccio vedere. Questo è l'elenco delle tabelle che caratterizzano in formato concreto Scuole Net, cioè il portale che ha supporto di Rimini in Rete. Vedete, ci troviamo anni, gli ambiti, volendo anche le aree. Le aree sono, ad esempio, se è una materia scientifica, se è una materia umanistica, se è una materia di lingua. Secondo voi dove staranno le aree? Dove le mettereste nel nostro schema? Sulle materie.
è un attributo della materia che mi dice subito in prima istanza se appunto ha a che fare con l'ambito scientifico, con l'area scientifica, umanistica o inglese. Poi vabbè, abbiamo i comuni che li avevamo visti prima, i dati vabbè sono sui progetti, adesso noi non li abbiamo mappati, questo è il nostro data warehouse, le materie, vedete qui le materie, le nazioni, quella che abbiamo visto prima, gli scrutini che sono per gli inserimenti a mano, e poi abbiamo quello che ci serve, gli studenti frequenze, studenti valutazioni, dove abbiamo il curriculum, cioè le scuole che ha frequentato quello studente, e dove abbiamo anche tutte le valutazioni che ha preso. Le frequenze sono molto importanti perché in uno dei requisiti, vi ricordate nella presentazione della preside, uno dei requisiti era che ciascuna scuola potesse vedere fino alla fine del suo percorso scolastico lo studente, no? Quindi non solo quando lui è iscritto nella scuola, cioè se lui è passato anche solo un giorno in quella scuola, lui la scuola che l'ha avuto anche per solo un giorno deve poterlo vedere in tutto il suo curriculum. Quindi dal punto di vista dei dati il sistema legge la sua frequenza per almeno un giorno nell'istituto dentro le frequenze, ok? Va bene, e studenti, poi ovviamente la studente, insomma, quello che abbiamo. Va bene. Sì, poi dopo alla fine. Cioè non ho capito. Adesso o dopo? Cioè ti vuoi dare 10 minuti adesso o dopo? Ma come vuoi, se vuoi diamo 10 minuti adesso e poi. L'altra roba a questo punto probabilmente non riusciamo a fare quasi niente, quindi. Gliela accenniamo e basta, dopo gliela accenniamo e basta, dai. Sì. Dai. Allora. Manda. Va bene, veniamo alla parte, diciamo così, più relativa ai dati. Quando è nato il progetto, noi abbiamo identificato due filiere per l'estrazione dei dati, cercando di rispettare i due profili tipici di utilizzo di questi dati, che sono la scuola, quindi l'ente, la struttura, l'istituzione, e le persone esterne, quelle che la preside prima ha chiamato stakeholder, no? Chiunque ne abbia un qualunque interesse, il chiunque della situazione, l'uomo della strada, insomma, ok? Quindi due profili. Chiaramente questi due profili devono avere dati diversi, no? Devono avere dati diversi, perché? Perché la persona della scuola ha un interesse concreto su quei dati e soprattutto ha una possibilità di azione sui dati che sono disponibili sul database maggiore. Perché? Perché è un lavoratore della scuola. Un lavoratore della scuola è titolare per il trattamento di quei dati, quindi lui può utilizzare quei dati lì se ha bisogno, ad esempio, perché glielo chiede il ministero, di migliorarsi. Ha bisogno di capire se gli ho dato 8 in matematica alle medie, poi ha preso 4 subito il primo anno all'istituto, quindi forse devo tarare le mie metriche, oppure magari devono tarare le loro metriche quelli delle superiori. Quindi è chiaro che l'esportazione per, diciamo così, le scuole sono diverse dalle esportazioni per il chiunque della situazione. Quindi sono nate due, diciamo, filiere di estrazione dei dati che hanno, diciamo, dal loro punto di vista una propria identità, quella per le strutture interne. Sono dati, fra virgolette, completi, quindi con tutta l'articolazione permessa dal database, quindi potenzialmente con tutta la capacità informativa supportata dai dati che sono qui dentro. Perché? Perché è scuola. Perché è scuola, e l'obiettivo di questo strumento è dargli degli strumenti per potersi migliorare. Il miglioramento lo fai solo se hai i dati, l'oggettività dei dati. Poi invece abbiamo detto la gente esterna, che non è titolare per il trattamento dei dati, non ha la possibilità di vedere il dettaglio dove uno vive, no? Magari tante informazioni che, come tipo il nome e il cognome, perché sono informazioni soggette alla privacy, senza ombra di dubbio, no? Quindi questa seconda parte, per il chiunque della situazione che ha volontà, ha voglia di fare delle analisi, comunque capire quanti sono i cittadini non italiani iscritti nell'anno 2016-2017 nelle scuole della rete di Rimini, no? È un'esigenza che non viola la privacy, perché comunque è un numero,
non ha un'identità, non ha un soggetto di riferimento, è solo un numero, e quindi per tutta quella parte lì, cioè dove viene anomicizzata, direi, adesso non so se si può dire così, comunque il dato, abbiamo definito degli open data, ok? Quindi per tutta la parte che non ha invece una sua identità specifica riconducibile ai dati effettivi presenti sul database, abbiamo fatto questa seconda filiera di dati. Sulla prima parte, che però appunto non è oggetto della discussione di oggi, non so se riusciamo a vederla alla fine, abbiamo identificato degli strumenti e delle tecniche per appunto esportare i dati, per rielaborarli attraverso gli strumenti più comuni come Excel o attraverso anche degli strumenti più evoluti come fanno gli strumenti di self-BI, cioè gli strumenti di business intelligence, che permettono di fare elaborazioni sui dati in maniera molto molto percettibile, molto fruibile. Questo è uno degli argomenti che faremo alla fine dell'anno. Sì, riusciremo, insomma, uno delle appendici. Mentre invece per la parte degli open data, che è un po' l'argomento di oggi, il primo problema è chiaramente cercare di definire un'infrastruttura per poter permettere l'utilizzo di questi dati. Ci siete? Ci sono diversi aspetti. Nel momento in cui uno crea un bocchettone per degli open data, no? Quindi un estrattore per poter estrapolare degli open data, che problemi si deve porre? Sicuramente un problema a livello di dati, quindi ci vuole un disegno analitico e completo e soprattutto formalmente corretto del dato da esporre, cioè ci vuole un'analisi, un incontro con tutti i soggetti che hanno la capacità di identificare il dato aperto da mettere in esposizione per concepirlo, per definirlo in tutte le sue articolazioni. Quindi la prima parte è a livello di dati, ok? Poi il secondo aspetto è come lo do a disposizione. Come darlo a disposizione, cioè, può essere semplice o anche no. Cioè, chiaramente la versione più semplice qual è? Faccio una query, estraggo i dati e li metto in un sito, lo metto lì. È comunque un dato aperto, perché io ho fatto la mia estrazione, la metto su un sito condiviso, quindi chiunque clicca sul link lo può scaricare, ottempera a tutti i criteri dei dati aperti. Però da un punto di vista tecnico è povero. Perché è povero? Perché già il giorno dopo che io ho prodotto quell'estrazione è vecchia. Cioè probabilmente se qualche scuola ha inserito una frequenza o ha sistemato dei dati, il dato che io do come possibilità di scaricare non è più vero, non ha la stessa veridicità che aveva il giorno prima, ok? Quindi tecnicamente è fattibile anche la prima struttura, oggettivamente insomma non è sicuramente il massimo, insomma. Allora noi abbiamo detto quella forma lì, noi abbiamo detto, poi fra l'altro questo è un progetto che è nato con l'università, con Ingegneria di Cesena. Hanno definito in quell'anno due tesisti, hanno fatto un tesista che ha fatto un'analisi su dei dati statici, rispettando tutte quelle ontologie, quei paradigmi che vi ha spiegato la dottoressa Ricci la volta scorsa, quindi partendo da un'esportazione statica fatta al momento e facendo poi tutto il lavoro di ritenzione per mappare tutto il mondo così come loro avevano deciso di doverlo rappresentare. E un altro invece voleva fare un portale, quindi un qualcosa di più interattivo, cioè che permettesse di scegliere, no, quello che l'utente voleva analizzare, di poter derivare da questi open data anche già degli indici, tipo non so qual è la scuola che ha maggior sbilanciamento fra maschi e femmine, indovinate chi è che ha vinto? E altro, no? E altro, insomma, cioè, quindi fare un qualcosa che pur attaccato ai dati aperti e non ai dati transazionali, non a questi dati qui che sono in continuo movimento, pur attaccato ai dati aperti, quindi una sintesi di quel modello di dati, permettesse però insomma comunque di avere una certa interattività, cosa che il CSV o il file Excel chiaramente non permette, perché lui ti fa l'analisi nel momento in cui clicchi, quello è il dato che è valido in quel momento, perché sfrutta appunto come obiettivo dei dati aperti calcolati online proprio in quel momento. Come si fa a fare una roba del genere? Tempo fa poteva essere una cosa abbastanza complicata, onestamente oggigiorno è una cosa abbastanza risibile, ci sono meccanismi per avere dei collegamenti sincroni con i sistemi,
molto semplici. O se comunque al loro interno la tecnologia non è così semplice, la fortuna è che gli strumenti che stanno a monte la nascondono in maniera completa. Cioè, fare un web service qualche anno fa richiedeva delle competenze comunque veramente molto approfondite, perché bisognava entrare nei dettagli del pacchetto SOAP che uno inviava e nella lettura del pacchetto XML che veniva ritornato, con dei dettagli veramente molto articolati che richiedevano una marea di tempo e quindi poi nessuno lo faceva. Mentre invece adesso gli strumenti che avete a disposizione, tipo Visual Studio è uno, ma ce ne sono anche tanti altri di pubblico dominio, vi permettono di fare delle classi, degli oggetti che wrappano la complessità e vi permettono di utilizzare e strutturare i vostri web service con la tecnologia e le modalità che volete, in sostanza RESTful, SOAP, XML, JSON, insomma come meglio pensate che possa essere la vostra esigenza. Molte volte è l'architettura a valle che condiziona la scelta a monte, tipo boh, magari se è Android allora è meglio se lo scarico avviene in JSON piuttosto che in XML. Si vede insomma rispetto al contesto ciò che voglio fare, e poi comunque dicevamo la complessità viene veramente nascosta in maniera drastica dallo strumento, perché fa un po' più o meno tutto lui. Bisogna saperglielo far fare, eh? Cioè questo sì, però fa più o meno tutto lui. Allora, noi come l'abbiamo fatto? Noi l'abbiamo fatto in SOAP, perché? Perché .NET lo fa in maniera nativa, quindi no, non per altre motivazioni, lo fa già lui, bottone destro, crea praticamente tutto lui, fa già tutta la classe di gestione, mediamente bene, c'è poco da intervenire, il server a supporto è buono, quindi permette veramente con poche attività tecniche specifiche di raggiungere già il risultato. Poi rimane il problema di capire che cosa presentare, quello rimane, insomma, chiaramente, però diciamo la parte tecnologica, la parte di infrastruttura che crea il web service ce la fa tutta lui. In più il vantaggio è che queste sono tecnologie abbastanza standard, per cui i client di gestione si trovano anche qui veramente ovunque, insomma sono tutte tecnologie, soprattutto le due che abbiamo citato, per le quali client di gestione, la letteratura informatica è veramente piena, forse anche troppo, cioè dopo si trova anche molta mondezza, però nell'ambito di tutto quello che c'è roba buona che è già direttamente utilizzabile per fare il collegamento al nostro bocchettone. Come l'abbiamo implementato? Quindi IS e Web Service SOAP su .NET, quindi la parte di infrastruttura, quindi quella che permette dal punto di vista del client di scaricare i dati dal server, ed è quello che è stato utilizzato poi dal tesista dell'università per definire il suo portalino. Non so se l'avete mai visto, adesso c'è già un altro tesista che ne sta facendo un altro migliore con Symfony, però questo era molto carino. Questo. No. Questo vabbè, questo qui è uno scarico dai web service molto sintetico, dove uno sceglie solamente il dato da estrapolare, però con il valore aggiunto che non è un dato salvato, ma è il dato ottenuto dalla chiamata del web service. Quindi è un dato grezzo, però istantaneo. Grazie. Poi, grazie a lei, ci vediamo. Poi invece l'altro dell'università era forse questo. Sì, questo qui. Studenti stranieri. Vedi, questo qui è un lavoro fatto da un ingegnerino di Cesena. Adesso arriverà. Sì. Vedete, questo è un bel lavoro fatto per una tesi, tutto fatto in codice aperto, quindi vedete anche come le cose, a seconda della topologia che scegliamo, può diventare ricca, cioè la struttura a monte è closed, cioè nel senso che è fatta con comunque strumenti di tipo proprietario, la struttura a valle è completamente aperta, il grafico è fatto con le Google API, tutti i CSS sono tutti CSS pubblici, quindi è un classico esempio di utilizzo infraarchitetturale senza, diciamo così, vincoli di fondo. E i dati che sono a supporto di questa interattività sono tutti dati aperti che vengono scaricati dal nostro modello dati, ok?
Sì, ha fatto un bel lavoro. Sì, sì, proprio bravo. Sì, sì. Ma poi quello di quest'anno, secondo me, lo sta facendo ancora meglio. Quello di quest'anno è della triennale, questo mi sa che era già dalla magistrale, però comunque bellino. Va bene, vedete? Sì, sì, no, ma infatti, ma poi era uno, penso, che già lavorava, non so se è laureato, ma già lavorava da qualche parte. Comunque, dicevamo, quindi lui ha avuto le chiamate, adesso vedremo gli open data che diamo a disposizione, lui sfruttando quegli open data lì ci ha fatto il nostro client. Questo è un client fatto in JavaScript, poi in PHP, c'è una parte in PHP e una parte in JavaScript, e poi vedremo invece, ci sono i client, questo qua, quello che avevamo visto prima, è un client in .NET, no, non ero qua, ero qua, no, ero qui, questo è un client in .NET, quindi si attacca sempre allo stesso web service, ma però in .NET, vedete, questo qui è un dato aperto, disponibile, dove io posso vedere il numero di stranieri, quindi quelli che non hanno prima cittadinanza italiana negli anni scolastici. Vedete, qui ancora la copertura non è totale, perché sono dati dove solo alcune scuole hanno messo dentro le informazioni, questo ancora è chiaramente informazione, questi dovrebbero essere i dati attestati, insomma, cioè quelli dove più o meno tutti quanti hanno messo dentro. Questo è un esempio di dato aperto, ok? Come questi qui ce ne sono tanti altri che noi abbiamo messo a disposizione. Questo è l'elenco dei dati aperti che sono stati decisi dalla commissione di presidi che hanno analizzato i dati esponibili, ok? E come funziona una roba del genere? Cioè, lì si mettono insieme, decidono, vogliono fare il numero di stranieri per anno. La prima cosa che un tecnico si deve chiedere, per soggettivare la questione, la prima cosa che mi devo chiedere io, no? Riesco da questo modello dei dati qui a rispondere a una domanda del genere, la prima, partendo dalla più semplice. Allora, stranieri nell'anno, cosa vuol dire? Allora, nell'anno vuol dire che devo beccare che cosa? Sicuramente le frequenze. Sicuramente le frequenze, devo beccarle, no? Ok? Perché sennò solo lo studente. Devo avere una distinzione per anno, ok. Poi cos'altro mi serve? Stranieri, riusciamo a capire quando uno studente è straniero dal nostro modello dei dati? L'abbiamo fatto bene? Da che cosa? Dalla cittadinanza, dalla prima cittadinanza. La regola qui è, cioè la prima cittadinanza non è italiana, l'Italia ha codice 200 nella codifica ministeriale, quindi se non è 200 vuol dire che è straniero, ok? Ok? Quindi rispondere a una domanda del genere oggettivamente non è complicato, perché basta semplicemente che faccio un join fra queste due tabelle qui. Abbiamo detto faccio un join qui perché? Perché mi serve l'anno, ok? E poi semplicemente dentro il join faccio un where studenti.prima cittadinanza, se voglio avere gli stranieri diverso da 200, e così ho preso già il set di dati degli stranieri per anno. E li avrei tutti spappati uno dopo l'altro. Mi va bene? No, perché io devo raggrupparli. Quindi cosa farò a quel punto? Dovrò fare un group by per che cosa? No, dovrò fare un group by per l'anno. Perché io ho bisogno di avere il conteggio degli studenti per anno. Quindi dovrò fare un group by per anno. E sopra nella parte di proiezione cosa dovrò mettere? Dovrò mettere chiaramente anno, in maniera tale che il sistema mi faccia vedere l'anno nella proiezione. E poi cosa dovrò mettergli? Un count codice SID, ok? In maniera tale che per ogni anno mi dica quanti sono i codici SID diversi, ok? Che ci stanno lì dentro. Ci siete? Questo è un esempio di dato aperto derivato dal modello dei dati che abbiamo noi. Stranieri per anno per ambito. Dai, proviamo a capire stranieri per anno per ambito. Dai che ci siamo, la mamma sta già pensando a quale pasta mettere sulla padella. Ci siamo. Stranieri per anno per ambito. Allora, ci serve l'ambito. L'ambito dove l'abbiamo? L'ambito l'abbiamo in materie, bravissimo. Le materie dove le citiamo?
bravissimo, non si nega nessuno. Le materie dove le abbiamo? Dove le abbiamo le materie? O abbiamo due robe, eh? O abbiamo le frequenze o abbiamo le valutazioni. Cioè, non è che se anche sbagliate, voglio dire, siete proprio sfortunati. Le valutazioni, quindi noi lo navighiamo così, ho l'ambito, l'ambito ce l'ho dove? Sulle materie. Le materie ce l'ho nelle frequenze? No, no, perché la frequenza è semplicemente che io sono iscritto a quella scuola, la materia ce l'ho dove? Nella valutazione. Ok? Quindi ce l'ho dove? Adesso qui non so neanche più dov'è, ma sarà da qualche parte qui. È qui. Ah, era questo. È il promiscuo qua, quello verde e rosso. Ok. Ce l'abbiamo qui. Ok? L'unico problema sarebbe studenti valutazioni. Riusciamo a ricongiungerlo con studenti? Perché ci serve studenti? Ci serve studenti perché devo capire se lui è straniero o meno. Studenti valutazioni è ricongiunto con studenti? Per forza, perché è una valutazione è in carico a uno studente. Ci siete? Quindi anche qui cosa farò? Farò un join fra studenti, studenti valutazioni. Studenti valutazioni ha una foreign key su studenti, quindi fare un join lì è banale. Foreign key dell'uno con primary key dell'altra. Poi devo andare dalla valutazione, devo andare dove? Eh? Studenti, l'abbiamo già detto che se... Dove andiamo qui? Da studenti valutazioni dove andiamo? Fra un po' andiamo anche a casa, però dove andiamo? Andiamo su comuni. Che cazzo io a fare scuola, guarda. Non lo so. Anni buttati via miei, veramente. Allora, studenti valutazioni, se vogliamo l'ambito che è qui, che è collegato qui, che è collegato qui, da qui dove andiamo? Andiamo su materie. Andiamo su materie. Da materie dovremo fare un ulteriore join su che cosa? Su ambiti. A quel punto abbiamo ricongiunto tutte le informazioni che ci servono, da studenti valutazioni che è legato qui a studenti, a materie e a ambiti. Cosa faremo a questo punto? Dobbiamo avere... Non dobbiamo prenderli tutti, dobbiamo prendere solo gli stranieri. Come facciamo per prendere solo gli stranieri? L'abbiamo detto prima. Dobbiamo mettere in where che cosa? Dobbiamo mettere la prima cittadinanza. Se vogliamo gli stranieri deve essere diverso da 200 o da quello che potrebbe essere il codice. Ok? Quindi faccio il join. Quindi avrò tutti gli inner join che mappano tutte le mie tabelle. Subito dopo aver fatto i join faccio la where su prima cittadinanza diversa da 200, così ho per tutti gli stranieri tutti gli ambiti. Poi a me serve il dettaglio? No, abbiamo detto che vogliamo solo gli stranieri per anno e per ambito. Cosa vuol dire? Cosa devo avere in proiezione? Devo avere per ogni anno e per ogni ambito il numero. Quindi cosa farò? Group by. Ah. Group by, che cosa? Anno, virgola, ambito. In maniera tale che per ogni anno e per ogni ambito abbia la possibilità di raggruppare i miei studenti. Poi cosa abbiamo detto che ci serve a noi del nostro gruppetto che ci fa il sistema? Il numero, che è count. Ok? Facendo quindi nella parte di proiezione anno, virgola, ambito, virgola, count, codice SID, chiusa tonda, ES, numero studenti, a quel punto è sotto chiaramente il group by, perché ricordiamoci che per poter utilizzare l'account sopra devo sempre avere il group by sotto, salvo che non abbia campi in proiezione. A quel punto ho per ogni anno e per ogni ambito il numero di studenti stranieri. Ok? Va bene. Come è stata... 40, sì. Allora, come vedete, alla fine i dati aperti, cioè per cercare di capire una forma di ingegnerizzazione di questa cosa qua, no? Cioè, come vi diceva prima la preside, come vi diceva prima che Facondini, cioè la sostanza è che tu fai una cosa, la prendi, la fai, la consegni, la metti in produzione, così si dice, no? Fai il deployment e sicuramente un minuto dopo arriva uno che dice ah però io vorrei anche questa estrazione, ah però vorrei che magari il nome della colonna del numero si chiamasse in questo modo, ah però vorrei che ci fosse all'interno della parte in proiezione anche questo ulteriore dettaglio. Quindi la parte di manutenzione, cioè la parte che viene dopo lo sviluppo nudo e crudo, è normalmente molto ingente, pesa tantissimo sui progetti, è quella dove più o meno dopo vengono licenziati tutti se la parte di manutenzione non è gestita bene. Quindi dovete
avere una forma di ingegnerizzazione della struttura a monte che vi permette di rispondere alle domande, alle evoluzioni degli utenti in maniera veloce, flessibile, senza che per voi comporti troppo tempo e quindi senza che per lui comporti troppi costi, ok? Quindi cosa abbiamo deciso di fare qui? Cosa abbiamo capito noi innanzitutto? Che i dati aperti sono riconducibili a delle query, no? Alla fine, adesso noi non siamo andati avanti a farli tutti, ma sono più o meno tutte query, queste qui, no? Tant'è che quel ragazzino che l'ha fatto per la tesi di laurea, lui le ha codificate tutte quante, quelle lì, le ha messe nel suo progetto di tesi, perché sono delle query, ok? Nient'altro. Mettere delle query fisse nel codice cosa comporterebbe? Ogni volta che qualcuno mi chiede una modifica dovrei cambiare il codice, ricompilarlo, rimettere in produzione, sperare di non aver spostato qualcos'altro, perché poi c'è sempre la legge di Murphy dietro, quindi di solito quando si rimette una versione nuova in produzione c'è sempre poi qualcosa che non torna, la versione che è cambiata, tutto quello che è. Quindi fare una cosa ingessata con il codice scritto dentro, con la query messa come costante stringa dentro il portale, richiederebbe una revisione sempre complessiva e complessa del portale tutte le volte, perché a sua volta il web service è un portale web. Quindi secondo voi qual è la soluzione più semplice? È cercare di creare un livello di disaccoppiamento fra le query e il web service, cioè cercare di creare una struttura intermedia semplice da mantenere, dove se io vado a cambiare le query lì dentro, in automatico il sistema si rifà a quelle query. Qual è la struttura più semplice? Una tabella. Faccio una tabella che chiamo Open Data, dove metto il titolo, stranieri anno, poi nell'altro campo chiamo query, ci metto la query, semplicemente faccio una chiamata al web service che gli dico dammi tutti gli Open Data che ci sono. Che cosa farà dammi tutti gli Open Data che ci sono? Fa una select asterisco dalla tabella Open Data. E poi lui mi dice dammi la query 4.2, vedete sono tutte indirizzate. E lui che cosa fa? Fa una select sempre query del campo query dove il codice di quel record è 4.2. A quel punto quella query lì viene eseguita sul modello di dati in quel momento, viene formato a seconda della tipologia di web service che fate. Se fate un web service di tipo SOAP, direttamente potete trasmettere il data table così com'è, perché è l'XML che fa da interscambio, che gestisce il trasporto dei dati. Se invece volete farlo JSON, perché magari non so, la struttura valle non lo accetta, allora dovete convertire la collezione di record che vi ritorna il sistema, il data table, in tanti pacchetti JSON. Ok? Quindi, come funziona la struttura di Rimini in rete? C'è una tabellina che è questa qui. Adesso arriverà. Vabbè. Oh, ma è tempo, è ora. È ora, è ora. Non c'è la merenda finale. Perfetto. Adesso arriva. Tanto... Vedete, è una tabella dove all'interno di questa tabella viene mantenuta la descrizione dell'open data che viene messo in esposizione e la query che la caratterizza. Vedete, è una query standard, un select asterisco che fa insomma l'estrazione nei dati. E questo cosa vi permette? Vi permette di modificare, migliorare, aggiungere open data al vostro sistema senza dover modificare il codice, rimetterlo in produzione, comunque creare un down del sistema, perché nel momento in cui lo metto in produzione chiaramente c'è una discontinuità nel servizio, che è comunque uno dei criteri che bisogna sempre tenere presente, ma semplicemente un aggiornamento passa nel modificare una query. Va bene, direi...